Dato che poi le soluzioni per tutti sono sempre difficili da mettere in pratica, come ben sappiamo in questo paese, c'è chi si costruisce un po' con le sue mani delle soluzioni. È il caso di Samuele, che una soluzione per il risparmio se l'è inventata, diciamo, e ha a che fare con una casa di legno. Però partiamo un po' dalle origini, Samuele, cioè tu come arrivi a questa idea della casa di legno? Partiamo proprio dalle origini. Io sono di Fabriano e ho vissuto a Fabriano fino a 19 anni, poi mi sono trasferito a Bologna a studiare ingegneria meccanica, mi sono Sei laureato, ingegnere. ingegnere meccanico. Mi sono laureato, ho conosciuto Sara, ci siamo sposati, ho iniziato a lavorare nelle aziende del bolognese e poi a un certo punto mi è capitata l'occasione di lavoro di andare in questa valle alpina, in Friuli Venezia Giulia, in Val Pesarina. Io ho sempre industrializzato prodotti. Significa che un imprenditore ha un oggetto in testa che vuole produrre per Avrei visto guadagnare. un film che si chiama Mosquito No, me Coast. l'hanno consigliato, lo dovrò vedere questa cosa qua. Vedi, perché questa è la fotografia dell'84, questo bellissimo film di Peter Devo Weir. vedere C'era quello. Harrison Ford che ha fatto la tosta scelta di vita, è andato a vivere in Honduras con la famiglia, si è inventato una sorta di piccolo paradiso, però poi vedrai che alla fine gli capita un sacco di guai. Allora, che cosa è successo? Vivendo in questa valle, facendo il mio lavoro, quindi da ingegnere, è venuto il desiderio di vivere in una casa di legno con la mia famiglia, che quella volta era solamente composta da me, Sara e Diego, il primo figlio. E allora mi sono fatto una domanda, cioè che cos'è per me il legno? E questa è stata la domanda che ha scaturito poi tutto quello che è stato fatto. Io sono un ingegnere, quindi devo fare un progetto per realizzare un sogno, avevo la disponibilità economica per poterlo realizzare, Questo è un punto è importante, fondamentale, cioè cioè. bisogna sapere che per fare questo tipo di scelta, che poi nel tempo è una scelta intelligente, bisogna avere i soldi, perché non è una cosa che si fa con pochi soldi. E quindi sono un padre e ho detto ai miei figli che cosa lascio da ingegnere e padre. Gli ingegneri hanno un compito che è quello di risolvere e di trasformare in realtà i sogni delle persone. In questo caso il sogno era il mio. E quindi ho detto ok, adesso faccio un progetto, il mio progetto, sviluppo il mio prodotto. Mi sono accorto che in quella valle c'erano i boschi, gestiti in maniera sostenibile secondo degli standard del PEFC, che è lo standard più diffuso del mondo, c'era il boscaiolo, c'era una filiera capace di trasformare questo legno in una Quindi che casa. fate? Comprate un terreno? Ho comprato un terreno, ho comprato le piante e poi ho visto che queste piante erano in grado di trasformarle in un'abitazione. La cosa strana è che in quella valle ci sono delle case di legno costruite con il legname che viene dalla Siberia e quella valle viene mangiata dai boschi perché nessuno più li taglia. Quindi il problema, dici tu, non solo è fare la casa di legno, ma è fare la casa di legno con alberi che sono nella zona, e quindi che tu hai una sorta di tracciabilità di quell'albero, sai da dove arriva e come arriva a casa tua. Infatti Ce l'hai qua un pezzo di io mi legno? porto sempre questo oggetto che è uno sfrido, lo sfrido in termini Comodo tecnici. da portare in giro. Sì, infatti anche ieri dico, chissà se me lo fanno imbarcare sul bagaglio a mano. E In questo arma è un oggetto che mi serve impropria. per far capire, no? Che qui c'è un bosco, la provenienza. Questo è 661 e 66 è il numero della pianta, ogni della pianta è stata pianta. numerata, 43 piante. Uno è il primo tronco di questa pianta e due è il secondo pezzo di questo tronco. E questa è la parte che è rimasta, diciamo, su questo pezzo e la stessa parte è rimasta nel bosco, nella cerbaglia, è rimasta lì. Quindi io ogni volta posso andare a sedermi in Poi lo quella. Poi giri e lo c'è il giro. materiale che hai fatto la tua Da casa. questa parte c'è la trave, una delle travi di Colmo. Quindi io so di legno, perché poi il nome del progetto è Sa di legno, Vuol dire sapere di legno? tra l'altro vuol dire sapere e anche sapore di legno, ma vuol dire anche sa come Sara e Samuele. Di come Diego e Diana, quindi una famiglia che vuole andare a vivere Allora, nel legno. la storia è romantica, devo dire, è Buongiorno, bellissima, però poi dimmi, dato che noi qua parliamo di soldi, perché io ho fatto. ti risparmia Io davvero no, questa romantica casa di legno? io non ho speso, io ho fatto un investimento, nel senso che mi sono trovato nel dubbio di come fare questa casa di legno. E quindi ho detto: bene, io questa casa di legno la voglio certificare perché voglio che altri siano in grado di dirmi che è efficiente dal punto di vista energetico. Perché il mio Quella è risparmio, casa tua? quella è casa mia, sì. La migliore energia è quella che non si Heidi consuma. praticamente, la vita di Heidi. Allora, cosa è successo? L'ho fatta certificare Casa Clima di più, che è uno standard abbastanza noto, e ho detto: ok, faccio questo investimento perché voglio che la mia casa produca un reddito, non delle spese. E difatti, io in questo momento, ogni anno, tra virgolette, ho Me un lo reddito spieghi di come fai a 600. produrre reddito? Cioè, quali sono le cose pratiche che cambiano in una casa di legno? L'energia, per Non esempio. cambio in una casa di legno, cambio in una casa di legno efficiente energeticamente. Non è sufficiente utilizzare il legno.
bisogna farla bene. Se un qualunque chalet non è che per forza di cose è efficiente. No, perché bisogna... Tu devi fare un progetto che sia energeticamente efficiente. Sì. Ci fai un esempio concreto di una cosa diversa che questa casa fa? Che una cosa diversa nella casa che fa che io mi scaldo con pochissima legna. E quindi io spendo in un anno, ho 600 euro di reddito scaturito dal fatto che consumo poco per scaldare la casa e ho un impianto fotovoltaico che mi dà un reddito perché c'è un incentivo. Ah, e quindi tu rivendi un po' di energia? Io rivendo un po' di energia e poi c'è un conto di energia che mi paga quello che produco. E allora il bilancio diventa un bilancio positivo. Io in questo momento chiaramente sento meno i rincari dell'energia perché ne consumo poca. Io non sono attaccato a una rete del gas, io sono attaccato a quelle piante che ci sono lì nel bosco. E scaldare una casa con quelle piante lì è sicuramente sostenibile per me, per la mia economia. Ora, questo progetto, perché parlo di investimento? Perché ho detto che quella era una cosa talmente particolare che doveva diventare poi un marchio, un prototipo da proporre. Quando poi ti dicono, Legambiente ti dà una bandiera verde perché dice sì, quello è un esempio sostenibile, il PFC ti premia la casa, Casa Clima ti dice tu sei la migliore casa del 2010, l'Enea ti studia questa casa e ti dice che è sostenibile dal punto di vista ambientale, l'INEA, che è l'Istituto Nazionale Comunitario, ti dà il patrocinio. E addirittura la notizia di ieri, nella mia casa sono stoccate 46 tonnellate di CO2 che grazie a un progetto Carbomark che si chiama della regione Friuli e Veneto sono state messe all'asta e c'è il parco Dolomiti Friulani che acquisterà questi crediti di carbonio. Quindi il discorso è, io sono ingegnere, ho cercato di fare l'imprenditore investendo su qualcosa che può dare. Allora, devo mandare pubblicità, però quando ritorniamo vorrei che sia la Filippini che Dal Fabbro mi dicessero se questo prototipo di Samuele è un sogno meraviglioso che riguarda lui e Sara o può diventare invece qualcosa che per tutti noi diventi un esempio. Pubblicità, ci vediamo fra pochissimo. Allora, eccoci qua, ben ritrovati. Ci eravamo lasciati con la bella storia di Samuele, che è un ingegnere meccanico, che ha deciso di costruirsi con le sue mani una casa di legno intelligente. Diciamo non con le mie mani, ma con quelle che sa fare. Immaginandola proprio pezzo. Un pezzo della casa ce l'hai portato qua con lui, che è questo bel pezzo di legno che si porta sempre dietro. Voglio sapere da Rosa Filippini e da Dal Fabbro se secondo loro questa è una soluzione, o se invece, insomma, come dire, è una roba per pochi. Ma è evidente che è un bellissimo sogno di Samuele che ha portato a termine per sé e non può che avere un valore individuale, nel senso che se invece parliamo di politiche pubbliche, di soluzioni per un paese, non stiamo parlando della stessa cosa, però ha un valore sicuramente di esempio. Realizzare delle cose come questa serve poi a studiare delle soluzioni per esempio per tutti gli altri. Io ho presente delle case, dei grossi edifici a Roma che sono stati costruiti senza pensare assolutamente a un equilibrio bioclimatico anche evidente. Quindi l'idea del prototipo che diceva Samuele ci sta. Beh, insomma, è utile in questo senso, come crescita culturale, come sperimentazione, come premio, ma certamente non tutti abbiamo la possibilità di avere una nostra casa, quasi tutti viviamo nelle città in condomini di 8-9 piani, quindi ci vogliono regole che vadano bene per tutti. Esatto. Samuele, volevi rispondere? Sì, no, è fondamentale contestualizzare il prototipo. Io ho costruito questa casa in una vallata alpina, come ce ne sono tante, e in questa vallata alpina adesso ci vivono 900 abitanti. Ora, nel 1900 in questa vallata ce ne abitavano 3500 di abitanti, ma c'erano 5 segherie e 750 mucche che producevano latte per 6 latterie sociali. Quindi adesso, tu vuoi dire che in quella valle c'è mezza segheria, qualche mucca e non c'è più una latteria sociale, quindi diciamo è uno sviluppo per quel territorio. Un'idea come questa potrebbe voler dire ripopolamento e rivitalizzare quei territori. Localizzata non a Roma o a Milano, ma a quel territorio lì.